chiediamo ancora nuovamente scusa, ma ci sono dei problemi di rete qui oggi dal Maradona, un po' già prima della gara. Sono felice che abbiamo già dei problemi anche altri colleghi di collegamento, ci sono tantissime persone che erano qui al Maradona, molte stanno andando via e quindi purtroppo chiediamo scusa, ma c'è stato dei piccoli problemi tecnici che speriamo ovviamente di aver risolto con i nostri lettori. Riassumendo, stiamo parlando di questa grande partita del Napoli, primo tempo non diciamo equilibrato, ma comunque la Juve ha cercato quantomeno di contenere il Napoli ed era rientrata in partita dopo il 2-0 di Kvaratskhelia, che diciamo, è avvenuto dopo il gol di Victor Osimhen dopo 14 minuti. Di Maria, a 3 minuti prima della fischio della fine del primo tempo, ha riaperto la gara con il 2-1, sembrava una gara riaperta, quindi un secondo tempo di sofferenza, e nel secondo tempo invece è iniziata praticamente una nuova gara, dove il Napoli ha dominato il lungo e largo. Vittoria strameritata, vittoria schiacciante, netta, a 20 minuti alla fine il Napoli praticamente ha palleggiato e ha quasi, anzi senza il quasi, umiliato la squadra di Allegri, perché vincere 5-1 è un qualcosa che non capita tutti i giorni, anzi l'ultima volta che è capitata qui al Maradona, all'epoca era il San Paolo, perché giocava Diego Armando Maradona, era il primo settembre del 1990, finale di Supercoppa, e quel 5-1 avveniva pochi mesi dopo la vittoria dello scudetto del 29 aprile 90. Speriamo invece che questo 5-1, come dicevo nel precedente collegamento, possa invece essere da preludio al terzo scudetto, un terzo scudetto che obiettivamente finisce per quello che stiamo vedendo, cioè il Napoli perde a Milano male perché non gioca una migliore partita, ma non viene surclassato dall'avversario come oggi con la Juve, con Napoli va a vincere con la Sampdoria, va a vincere con la Juve, porta la Juve nuovamente a 10 punti di distacco, domani il Milan deve vincere per andare nuovamente a meno 7, quindi avrà una pressione veramente importante, l'Inter è nuovamente a 10 punti, anzi ora a 13 in attesa di giocare il suo match, sembra veramente che la strada non diciamo sia spianata, ma sicuramente dopo questa vittoria è difficile pensare a un Napoli che non possa lottare veramente in maniera importante e non essere la favorita, possiamo dirlo, per lo scudetto. Assolutamente sì, una notte magica, una grandissima emozione che ricorderemo a lungo, e speriamo che questa notte magica possa essere appunto il simbolo di questa annata che potrebbe davvero segnare per sempre le nostre vite. Un Napoli che ha avuto un approccio bello, mi è piaciuto segnare per sempre le nostre vite, speriamo un approccio alla gara super, rispecchiando anche le dichiarazioni rilasciate ieri da Luciano Spalletti in conferenza stampa, che ci aveva tenuto a ribadire la grande consapevolezza della propria forza di cui questa squadra gode. Tu prima facevi riferimento alla sconfitta di Milano, tutta l'Italia non partenopea si era illusa appunto dopo il KO degli azzurri in quel di Milano, ma questa fantastica squadra ha dimostrato la propria grande forza anche nel reagire a quella sconfitta come se nulla fosse accaduto. Da grande squadra e da squadra che davvero ha tutte le carte in regola per puntare al massimo, diciamo, in questa stagione. Assolutamente sì, il secondo tempo di oggi a mio avviso è uno spartiacque, perché chiaramente il Napoli aveva effettuato la prima parte di stagione eccezionale con più 8 alla fine del campionato premondiale, no? Con la gara con l'Udinese Napoli si era portata a più 8 dal Milan secondo. La sconfitta di Milano è stata sicuramente una sconfitta che ha fatto male, perché per perdere la prima partita essendo qualcosa di brutto e perché non era apparso il solito Napoli. A Genova bene, ma non benissimo, per usare diciamo una frase tanto cara tra i giovani in questi anni, cioè bene perché Napoli l'ha gestita bene, ma poteva fare qualcosa in più, soprattutto perché per Napoli ha giocato per tanti minuti in superiorità numerica. Oggi il secondo tempo è la dimostrazione che se il Napoli inizia nuovamente a carburare, cioè con la condizione fisica inizia nuovamente ad essere quella dei giorni migliori, questa squadra ha veramente qualcosa in più degli altri, e oggi ha messo sotto, ricordiamolo, quella che era la seconda della classe, perché la Juve era a meno 7 insieme al Milan, quindi stiamo parlando della, cioè era uno scontro tra prima e seconda in classifica. Al secondo tempo il Napoli l'ha surclassato e la Juve non ha avuto neanche possibilità di reagire. Io penso che questo secondo tempo sia un po' come è stato il Napoli-Juve 3-1 del primo scudetto a Torino. Lì era novembre, quindi parliamo di una data diversa, quindi un po' era un po' più avanti, qualche giornata prima rispetto a questa di oggi, però quello era un campionato a 16 squadre, questo è un campionato a 20 squadre. Io penso che quella vittoria, forse tu non ricorderai, non la ricordo nemmeno io, l'abbiamo studiata dai libri diciamo di storia partenopea, quella vittoria diede quella consapevolezza di essere che quello poteva essere l'anno giusto,
a mio avviso dico che questo secondo tempo, questa vittoria, si ricollega a quella vittoria a Torino e darà la consapevolezza a Napoli che questo potrà essere realmente l'anno giusto. Assolutamente sì, un secondo tempo come dicevi tu dominato in lungo e in largo, nel primo tempo dopo che la Juve aveva accorciato le distanze comunque c'era stata una reazione da parte dei bianconeri, ma nella ripresa davvero il Napoli ha dato spettacolo esaltando i 50.000 del Maradona che dopo il 5-1 hanno dato vita ad una bellissima immagine, i flash accesi da concerto, sì. Diciamo, dopo il 5-1 c'è stata un'immagine da concerto, c'è stato un tifo molto bello perché veramente si è creato quell'atmosfera da grande evento, più che da grande partita, da grande evento, quindi avendo un salto in avanti anche come Napoli sotto gli anni di Maradona ha dato sempre spettacolo a livello di coreografie, di cori, di tifo, e oggi quest'anno, non solo oggi, quest'anno si stia veramente rivivendo un'atmosfera particolare dopo che lo scorso anno il problema tra le curve che entravano, non entravano nel settore inferiore, nel settore superiore, il tifo non si era compattato come quest'anno. Quest'anno stiamo vedendo nuovamente un tifo compatto, bello, ricordiamo che il pullman del Napoli è stato accolto dai fuochi pirotecnici quando il pullman è arrivato qui al Diego Armando Maradona, ci sono stati anche dei fuochi d'artificio quando la gara è terminata per festeggiare questo grande successo. Tantissimi bambini che abbiamo visto qui all'esterno del Maradona cantare, educare, la capolista se ne va, quindi il senso di appartenenza che viene nuovamente fatto proprio da questi ragazzi, e stiamo vivendo ecco veramente delle notti magiche, tu prima lo dicevi parafrasando la famosa canzone dei mondiali del 90, ed ecco Felice, notti magiche, questa è una notte magica, però ecco, poi per concludere il discorso, poi tu riscirerai anche bene domani nel punto del giorno dopo. Le vittorie negli scontri diretti sono importanti, importantissime. Napoli le ha vinte praticamente tutte in questo giro di andata, tranne lo scontro diretto a Milano con l'Inter. Però la forza poi di una grande squadra è che vinci lo scontro diretto e sei concentrato le gare dopo, che sembrano sulla carta più facili, perché poi il campionato è una corsa a tappe e lo scontro diretto può significare poco se poi stecchi quelle che sembrano sulla carta appunto più facili. Cremonese Coppa Italia, per poi sfidare la Roma, quindi c'è la Coppa, che restano un obiettivo, ma ovviamente quest'anno non è primario, nonostante la Coppa Italia sia stata sempre un obiettivo importante per Napoli, Hernandez, che l'ha vinta 3 volte nella sua gestione. E poi c'è la Salernitana. Ecco, io penso che ora Napoli deve saper preparare bene, perché Salerno sarà un clima come quello di oggi per Napoli-Juve, cioè per la Salernitana la gara col Napoli è un po' la sfida per il Napoli con la Juve, nel senso la prepareranno bene. La Salernitana ha un ottimo organico, a mio avviso superiore soprattutto rispetto a quello dello scorso anno, e non è addentrata nella lotta per non retrocedere, nonostante Nicola non goda diciamo di tutti i fuori della piazza in questa stagione. E insomma, Salerno non sarà facile, essere concentrati a Salerno per poi affrontare la Roma è l'ulteriore step per dimostrare di essere grandi. Assolutamente sì, di questa questione ne parlavamo anche durante la prima parte di stagione, cioè che appunto la forza di una grande squadra la si misura anche comunque nel saper mantenere alta la concentrazione e comunque non cadere in degli eccessivi entusiasmi che poi possano risultare controproducenti. Però assolutamente questa sera è arrivata una prova di forza enorme, un Napoli davvero schiaccia sassi che ha dato una prova davvero di supremazia assoluta, 5 gol segnati alla Juventus che prima di questa partita ne aveva subiti soltanto 7 in tutto il campionato. Arriva da una serie di imbattibili. Chiedo scusa. Purtroppo ancora i postumi dell'influenza che ha colpito molto in questi giorni, chiedo scusa. La Juve veniva da 8 vittorie consecutive, arrivava qui volendo veramente riaprire il campionato e si vedeva che dopo il 2-1 ecco, di Maria Caricava la squadra, cioè la Juve voleva, nell'intenzione della Juve voleva mettere in difficoltà il Napoli, c'è riuscita forse per 45 minuti, nonostante il Napoli poi abbia concluso in vantaggio il primo tempo, però comunque ha creato un po' di scompiglio, no? Sull'1-0 ha avuto qualche, la reazione sul 2-0 non si è resa, c'è stata quell'occasione per il 2-2, però è durata 45 minuti, alla pari se non leggermente inferiore, nel secondo tempo
Non c'è stata partita, assolutamente. E quindi la Juve la riteniamo ormai fuori dai giochi? Cioè, a meno 10, anche se c'è ancora un altro scontro diretto a Torino, l'unico scontro diretto che il Napoli avrà fuori casa, appunto quello con la Juventus a Torino, a tuo avviso la Juve è fuori dai giochi? O perché si chiama Juve, ha comunque calciatori come Chiesa, Pogba, Vlahovic, Di Maria, è sempre bene tenere un occhio alla Juve perché ha comunque quella mentalità? Ma io dico che in questo momento il Napoli, per quella che è la propria forza, per ciò che ha dimostrato, deve guardare esclusivamente a se stesso, andare avanti per la propria strada, e io credo che se si va avanti su questa strada davvero ci sono tutti i presupposti per arrivare a quel sogno che tutti noi aspettiamo e sogniamo da tanto tempo. Quindi, per concludere, chi è l'avversario del Napoli? A tuo avviso, Milan, Inter, Juve 33-33, o pensi che il Milan campione d'Italia possa essere il vero antagonista? Ma dopo la partita di questa sera, la principale antagonista potrebbe diventare il Milan, a mio avviso. Quindi Milan, però, sono Milan un po' più avanti rispetto alle altre, Inter subito dietro. Io do un 5-10% alla Juve, proprio perché la Juve non muore mai, e quindi dobbiamo ancora, però obiettivamente, pensare che dopo questa gara possa ritornare per lo scudetto. Mi sembra quanto difficile, no? Sì, complicato, anche per la differenza che è emersa questa sera, anche se poi ovviamente mancano altre 20 partite alla fine del campionato. E ovviamente, come dicevamo prima, il Napoli deve tenere alta la concentrazione, guardare partita per partita, dare una continuità sempre maggiore ai risultati e alle prestazioni, e appunto guardare prima a se stesso più che agli altri. Ora ha la capacità e la potenzialità per farlo, appunto, per i tanti punti di vantaggio. Noi ci salutiamo qui dall'esterno del Diego Armando Maradona. Tanti tifosi sono andati via dopo veramente una serata da ricordare. Queste sono quelle classiche serate dopo la vittoria con Liverpool, che pure resterà negli annali. Questa vittoria così schiacciante con la Juve resterà nella storia, resterà nella appunto negli annali del calcio Napoli, come abbiamo ricordato la vittoria con la Juve nel primo scudetto. Questa qui resterà una vittoria che magari tra 20-30 anni si ricorderà, perché vincere 5-1 con la Juve. Possiamo anche ricordare un altro collegamento proprio con la stagione 86-87, che anche in quell'occasione il Napoli batté la Juve in casa subito dopo aver perso a Milano contro l'Inter. È vero. Però se non era 2-1, fu un 2-1. Sì, un 2-1. Fu un 2-1, questa volta invece è stato un 5-1 che si ricollega appunto al 1990, che poi quella è praticamente la Supercoppa del 90, è stato l'ultimo trofeo per circa 22 anni, perché poi prima della Coppa Italia del 2000. Esatto, quindi è una data, un risultato da ricordare. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, per averci seguito in questo post partita di Napoli Juventus. Noi ci ritroviamo qui dall'estate del Maradona martedì con Felice De Martino per Napoli Cremonese, gara valevole degli ottavi di Coppa Italia. Si inizia anche la Coppa Italia, e ricordiamo in ultimo i prezzi per la gara di martedì. C'è la possibilità di un abbonamento per la gara di campionato Napoli-Roma con la curva a 40 euro, giusto? E distinti a 70. Sì, praticamente la possibilità di acquistare le due partite al prezzo di una. Sì. Altrimenti solo la gara con la Cremonese, sono dei prezzi veramente abbordabilissimi, considerati i prezzi di quello attuato quest'anno in Napoli. 8 euro la curva e 12 euro i distinti, quindi veramente prezzi molto molto popolari. E considerando il 5-1, io prevedo che altri 50.000 saranno presenti martedì per sostenere il Napoli anche in Coppa Italia, cercando magari, chissà, una doppietta, proprio come il double, proprio come nella stagione 86-87. Grazie mille a Felice De Martino, ci troviamo martedì, grazie mille ancora. Grazie a te, Saverio, e buona serata a tutti. Buona serata a tutti i nostri lettori, e forza Napoli sempre.